Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo, come avete già visto dal titolo, di questo prodottino qua, che non è altro che un hub e secondo me, poi andiamo a vedere nel dettaglio, è l'hub definitivo per l'iPad Pro, sia da 11 che da 13. Eccolo qua. Lui praticamente è un hub a tutti gli effetti come conosciamo tutti quelli in commercio, soltanto che lui ha la prerogativa che si aggancia all'angolo dell'iPad e quindi occupa praticamente spazio zero. Non ci sono più fili penzolanti da quando attacchiamo il nostro hub, che come sappiamo c'è sempre il filo che sta in giro. Invece qui è tutto, ma lo andremo a vedere poi nel dettaglio. Quindi secondo me questo è l'hub definitivo, però l'andremo a vedere. Vi ricordo di mettere un mi piace se vi piace questa tipologia di video e iscrivervi al canale per supportare appunto il canale. E mi raccomando, switchate la campanellina. Vi ricordo che mi potete seguire anche su Instagram, che diciamo è il mio social un po' più attivo rispetto agli altri, ma altrimenti anche su Twitter e Telegram. Detto ciò, ragazzi, io andrei a vedere nel dettaglio questo hub come funziona. Eccoci qua, ragazzi. Questo si chiama Bezos. È un hub, come vi ho già detto prima. E qui dice che ha cioè 6 interfacce, è fatto apposta per iPad Pro per compatibilità e è compatibile con tutti i device che hanno l'USB-C. Qui dice il supporto 4K quando usate l'HDMI, tutte cose materiale alluminio. Ok, ma va bene, andiamo a scartare. Ecco qua. Vediamo cosa troviamo all'interno. Qui abbiamo i libretti di istruzioni, garanzie e tutta roba varia. E qui troviamo il nostro cavetto molto molto ben fatto. E nient'altro, non c'è più niente. Chiudiamo, mettiamo via tutto, che altro non ci interessa, solo lui. Come possiamo vedere, qui abbiamo questo spessore qua che è magnetico, vedete? E credo che servi per aumentare lo spessore quando noi lo utilizzeremo con o senza cover di tastiera. Vi faccio vedere. Quindi ragazzi, noi lo prenderemo senza questa qua, e ricordate che questa lo si usa quando non c'è la custodia. La togliamo, andiamo a vedere, la andiamo a mettere qua nell'angolo in alto a destra e la andiamo a inserire. Naturalmente non farà nulla, non rovinerà l'iPad perché è tutto ricoperto in gomma. E poi andiamo a inserire qui l'USB-C per collegarlo. Infatti adesso è collegato e l'hub è pronto, però molto molto meglio di avere un filo comunque penzolone così. Capite voi che questo, quando lo portiamo in giro, è tutto un altro discorso, perché andiamo, ci muoviamo e lui è tutto attaccato qua. È tanta roba, rispetto a prima, vedete? Qui dovevamo fare così. E comunque, adesso voglio provare ad attaccare qualche cosina per vedere se funziona bene. Qui attacchiamo l'USB, andiamo sull'app file, ecco già ce l'ha riconosciuto. Qui ho dentro qualche film, ok. Poi volevo provare ad attaccare le cuffie. Ora attacchiamo le cuffie. Ok, proviamo
a vedere se legge contemporaneamente sia la schedina, che magari, non so, in portabilità, comunque avete un drone, una macchinetta fotografica, questa è tanta roba perché vi permette di lasciare il Mac a casa. Proviamo a mettere la schedina, vediamo se legge. Sì, legge sia la schedina, eccolo qua, che la pennetta speciale. Guardate, figata. Più le cuffie. Adesso proviamo a attaccare l'HD. Ok, attaccato. Abbiamo attaccato l'HDMI. Abbiamo attaccato una schedina. E abbiamo attaccato la pennetta. Abbiamo tutto collegato. E l'iPad poi è anche collegato allo schermo esterno. Ok ragazzi, quindi abbiamo visto che è tutto funzionante. E la cosa bella di questo prodotto è proprio, secondo me, la portabilità. È la cosa che lui sparisce insieme all'iPad, qui tutto rifinito, senza, ecco, portarci dietro un secondo corpo, perché volendo lo potete lasciare anche qui. Volendo però, questo qui, se voi lo togliete, comunque sia, avendoci gli USB-C, lo potete usare anche col Mac, come usate questo. Soltanto che questo, rispetto a questo, lui si adatta all'iPad con questa forma. Mentre questo, diciamo, ecco, rimane così, magari col Mac va più che bene, ma sull'iPad questo è tutto un altro pianeta, come portabilità soprattutto. Quindi hanno fatto, l'azienda ha fatto veramente una gran bella cosa. E quindi, secondo me, come ho detto già da titolo, l'hub definitivo per l'iPad Pro è lui. Gran bel prodotto. Proviamo a vedere da chiuso. Vedete? Eccolo qua. Noi chiudiamo e lui praticamente rimane attaccato all'iPad. Tanta roba, eh? Naturalmente, quando andrete a appoggiarlo su una superficie così, cioè, ci sarà lo spessore che vi dà questo qui, per forza. Però magari la maggior parte delle volte che lo usate a mo' di desktop, lui è tanta roba. Quindi ragazzi, che dire, io credo che questo sia l'hub definitivo, come più volte detto, e abbiamo avuto la prova nel provarlo insieme. Quindi io consiglio a tutti di comprare questo gadgettino, che semplifica, come avete visto, il lavoro per chi usa in mobilità schede SD, USB, pendrive, o comunque collegamenti con l'HDMI, tutte queste cose qua, o addirittura il jack per le cuffie. Questo sicuramente è il top a livello sia di design che come occupa spazio, e quindi non mi sento altro che consigliarvelo, e poi vi lascerò il link in descrizione. Detto ciò ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate, mi raccomando, perché voglio sapere da voi cosa ne pensate di questo accessorio. Iscrivetevi al canale e switchate la campanellina per avere tutti i prossimi aggiornamenti su tutti i prossimi video. Per oggi ragazzi io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!